Mi dite voi quando devo avviare la registrazione? Ben arrivate. Non ha sentito. Sì. Io direi che possiamo iniziare perché la dietro non dice. Ok. È vero. Io adesso noi docenti tacciamo. Abbiamo parlato anche troppo durante tutto questo anno. Ora spetta a noi la parola. Il diritto di parola è tutto dei nostri figli. Emilia! C'era una volta un mondo abitato dai colori. Ogni colore aveva qualità, caratteristiche, emozioni e realtà diverse. Il rosso aveva come caratteristica la vitalità. Il viola aveva come qualità la creatività. Il verde aveva come caratteristica l'attenzione. Sì, è proprio vero, non si può essere sensibili solo al ritmo, a tutto bisogna essere sensibili. Bisogna che tutte le emozioni si bagnino profondamente, voi invece siete una massa di impermeabili. Ma ti rendi conto di quello che dici? Ho neanche un'emozione, allegria è un'emozione fondamentale. Ma stai un po' zitto, ma l'accendi il cervello prima di parlare. Il mal di questa favola è proprio questo, la chiusura in se stessi. Ogni colore vedeva solo e soltanto la propria ricchezza e la propria bellezza, ignorando e disprezzando quella degli altri. E questo cosa portava? L'incapacità di comunicare, di dialogare e l'impossibilità di realizzare qualcosa insieme. Era necessario cercare un rimedio a questa situazione. Fu deciso allora di scegliere il colore vincitore, che avrebbe annullato la varietà delle caratteristiche, colorando il mondo solo di se stesso. Così pensavano, non ci sarebbero state più discordie. Thank you.
Sarà il colore più
Sensibilità posso in qualche modo completare la mia creatività. Bravo. Eppure forse qualcosa manca a tutti noi. Eh sì, a volte impegnati troppo a porre attenzione a tutto, ci si immobilizza, non partiamo mai, siamo sempre lì a riflettere. Ma allora, finora, come abbiamo fatto? Non sentivamo il bisogno di fare qualcosa insieme? Ci sia un modo diverso per colorarci? Sì, certo, esiste un'idea nuova per colorarvi, un modo diverso, totalmente nuovo per voi e forse un po' difficile da capire, ma non impossibile. Ognuno di voi, non ho dubbi, è bellissimo, potenziale e gratitudine. Ma pensate a quanto sarebbe più bella la vostra vita se per esempio voi rossi e voi gialli riuscisse a coinvolgere con la vostra vitalità e l'allegria i blu, i verdi e i viola? Quanto sarebbe più bello per voi verdi e verdi c'è tutto senza farsi prendere dall'ansia, magari con un po' di sensibilità e allegria? Così la vostra vita avrebbe più senso, la vostra bellezza, la bellezza di ciascuno di voi comincerebbe a dare sentire a crescere. Ma se ognuno di voi si chiude a se stesso, il suo colore perderà luminosità e diviene opaco. Forse potreste provare ad aggiungere un po' agli altri e ad adonarvi un po' all'altro. Trasmettono le favole, quanta realtà riescono a dipingere. Come viviamo noi spesso? A un colore solo? Chiusi e serrati nelle nostre case, impauriti di essere anche solamente sperati da qualcuno a qualcosa di diverso da noi? Riusciamo a mescolarci tra noi per creare un quadro della vita vivo, colorato, espressivo, arricchito da tutti i colori? Quante volte invece rifiutiamo, esiliamo, ci chiudiamo a chi colora la vita in maniera diversa dalla nostra? Torniamo alla nostra favola. Ogni volta
Complimenti! Comodini che avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a toccare.
Bravi, bravissimi. Un applauso alla maestra Stefani. Brava! Su maestra, su! It's funny.